sul trattor e vediamo di caricare tutto bene. Già non ce n'è più, quindi va bene così. Ok, ci siamo. Non ce n'è tanto, ragazzi, però intanto per iniziare, per farvi vedere questo frutteto come funziona, poi piano piano faremo quello che c'è da fare. Questo frutteto, ragazzi, è veramente ottimo. A me piacerebbe proprio metterlo giù, fare proprio magari un'azienda dedicata a quello, mi piacerebbe farlo. Magari un domani, se rifacciamo il tutto, fare proprio solo coltivazioni. E c'è la produzione del vino, uguale praticamente, si carica a mano, si mette giù a mano tutto l'ambaradan, c'è l'omino che produce l'ambaradan del Kirk, tutto l'ambaradandor, vai là, prendi la cassetta, la porti nell'azienda, la vuoti, viene, c'è il macchinario che la lava, la sceglie, ci sono gli omini dentro che si muovono e si vedono, quindi è tutta un'altra cosuccia. Allora, aspettate un attimo che io devo guardare, allora scarica qui, sì, però io lato scarico, indietro, facciamo a destra, lato scarico a destra, ok. Adesso noi andiamo qua vicino, ragazzi, vi faccio vedere, non so quanto ce ne andrà, eh. Ok, qua ci siamo, via scaricamento. Ok, qua ci siamo. Vedete, ce ne va un paio di migliaia, non è che ce ne va tantissimo. Ho scaricato anche qua. Molto bene. Ecco. Praticamente, ragazzi, abbiamo riempito solo tre piante, purtroppo. E questo è il problema. Ok. Allora, se noi adesso andiamo giù a vedere, come potete vedere, andiamo vicino alla pianta e vedete che è tutto pieno. Adesso piano piano dovrebbe partire, vedete, dovrebbe partire la produzione, no? Per quanto riguarda tutto l'ambaradan, avvio automatico, sì. È attiva, quindi dovrebbe produrre, ci mette un po', ragazzi, non è che ci mette 2 minuti, ci mette un po', però come avete potuto avete visto, ragazzi, è un po' un casinotto, ragazzi, qua ce ne serve un po'. Il problema è che purtroppo ci va un trattore molto piccolo per girarsi qua dentro, ok? Altrimenti dovete metterle molto più larghe. Allora, vi faccio vedere un attimo questo capannone, che voi potete aprire sia la porta, come potete vedere, sia questo. Avete luci esterne e luci interne. Come potete vedere, ragazzi, è diverso, perché questo è un capannone dove poter posizionare i bancali, ok? Questo secondo me può essere una cosa abbastanza fattibile, un capannone del genere abbastanza fattibile, mettere, per dire, su un lato mettere una certa cosa, sugli altri lati mettere le altre, non è malvagia come idea e si potrebbe utilizzare. Vendono anche gli scaffali volendo, ok? Allora, io direi che per adesso qua siamo praticamente a posto. Andiamo un attimo a dare un'occhiata ai nostri trattori, che sono uno, eccolo qua, che questo qua è, ragazzi, il nostro John Deere 8R,
che sta praticamente coltivando, okay, il nostro campo che poi andremo a seminare. Bene, io ragazzi per il momento mi fermo qua. Vi ho fatto vedere più o meno tutto l'ambaradan. Aspetteremo un attimino, anzi, magari aspettiamo un attimino per vedere cosa si può fare. Aspettate un attimo. Facciamo così. Andiamo, tiriamo via un attimo il trattore questo. Questo qua, ragazzi, dobbiamo per forza andare a tirarlo via, se no, ecco, vedete, se vi impiantate siete nella M più totale. Ok, andiamo via con questo e dobbiamo andare, ragazzi, a caricare i cassoni. Allora io direi di fare una cosa, andiamo con questo perché intanto. Allora, tanto dobbiamo ragazzi caricare almeno un 5-6 cassoni, perché ok ragazzi, eccoci qua. Siamo arrivati allo shoppete. No, ho sbagliato. Di qua dobbiamo andare. Andiamo a prendere esattamente questo. Sì, esatto. E ne compriamo, ragazzi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Giusto? Intanto qua sono 6, sì, perfetto, dovrebbero essere giusti. Allora li carichiamo sopra questo, che così almeno li portiamo direttamente lì, tanto anche i cassoncini, cioè sia i cassoncini che la pedana, cioè il nostro rimorchio, questo qua, va portato là dove abbiamo i frutteti, quindi li carichiamo qua. Come sempre purtroppo ho il joypad che mi fa scherzi e praticamente non mi fa cioè se vado praticamente a sinistra vedete non si ferma, rimane incantato, quindi vediamo di fare quello che riusciamo. Purtroppo la situazione è quella che è, non è cambiata, quindi lavoro per adesso non ho ancora trovato niente. Adesso ho provato a mandare una richiesta per iniziare a lavorare come networking tramite l'azienda della Tupperware. Vediamo un attimino. Se mi dicono qualcosa oppure no, perché purtroppo ragazzi la situazione è abbastanza critica. Io lavoro, non riesco a trovarlo, c'ho 40 anni e il problema è che non si trova. Sarà sempre peggio. Con 40 anni ragazzi è molto difficile trovarlo. Non lo trovavo prima, figuratevi adesso. Più le cose stanno andando ancora peggio perché con sta situazione del corona minchia, chiamiamolo pure corona minchia perché è veramente una puttanata, quindi ok, abbiamo fatto quello che dobbiamo fare. 8 ce ne stanno, ma magari ce ne stanno anche di più. No, no, 8 ci stanno. Stanno a posto. Allora facciamo così, ragazzi, carico e ci vediamo là. Qua ci siamo.
E qui ci sono i nostri cassoni. Ragazzi, adesso vi farò vedere come andranno poi messi i cassoni. Quando sarà pieno, adesso vediamo, è ancora l'1%. Allora, ragazzi, mando avanti il tempo e ci vediamo dopo. Allora ragazzi, rieccoci qua, rieccoci qua. Allora, vi faccio un attimo vedere intanto perché non me lo segnala adesso. Ragazzi, siamo a 153 kg. Ho mandato avanti il tempo un giorno. Allora, intanto vedo se è possibile magari. Apri il menu. Ragazzi, qua è lungo come la quaresima, perché io ho mandato avanti la giornata, guardate qua, è al 15%. Vediamo, tutto il 15%, ragazzi, e non possiamo neanche raccoglierne. Porca di quella miseria, perché va messo il cassone, andrebbe messo il cassone, credo, e aprendo qua. Fatemi vedere, sì, no, com'è? 8 litri ora, ma mi sa che non si può caricare ancora. Deve essere pieno, perché se no non ce la facciamo. Va bene. Niente, ragazzi, per il momento lasciamo così, vi farò vedere poi più avanti come funziona. Ok? E, boh, finisce lì la storia. Io intanto scaricherò sta roba, posizionerò gli altri. Allora, volevo intanto farvi vedere un'altra cosa. Io l'acqua l'avevo messa. Andiamo con il nostro Deutz, visto che intanto farò un taglio della Madonna, perché taglierò tantissimo in questo video. Vi faccio vedere solo più questa cosa e poi ragazzi ci salutiamo. Allora, tanto poi dovrò off camera portare via un po' di cose, vendere il vino, l'uva, tutte quelle cose lì, ma non so se si può adesso. Dovrò andare a prendere il nostro rimorchio. Adesso vediamo un attimo come fare, perché magari non c'è bisogno di comprare altre cose. Purtroppo di letame, ragazzi, ce n'è pochissimo. Mangiano come degli assassini sti animali e non cagano, io non lo so, porca di quella miseria, non cagano, zero proprio, cagare proprio zero. Allora ragazzi, ci siamo, abbiamo caricato di nuovo la nostra merda sopra al nostro rimorchio, che è quasi pieno, ragazzi, abbiamo 37.000, però non so se riusciamo a attivarli tutti e tre, proviamo, noi ci proviamo e facciamo quello che possiamo, il resto non lo so, vediamo un attimino. Io poi off camera guarderò anche gli animali, perché ragazzi sono piazzati un po' male, devo tagliare anche erba, devo portarmi un po' avanti anche con tutto. Voglio portare avanti questa di azienda, perché l'altra la utilizzeremo e la lubezca d'ulina non lo so ragazzi, stavo pensando di eliminarla. Poi vediamo un attimino. Allora, prima di tutto qua dobbiamo andare a buttare la nostra sghinga qui. E così vi facciamo vedere che cosa succede. Ok, via, un po' di sghinga. Vediamo un attimino quanta ne butta giù. Ok, ok,
Minchia, mezzo rimorchio. Mannaggia al cacchio, mannaggia. Allora, l'altro quello là è quello che avevamo già. Proviamo questo. Questo qua. Vediamo. Poi man mano, ragazzi. Ce ne rimane un po', possiamo buttarla anche in quello lì, anche se ce n'è poca, ragazzi, chi se ne frega, e lo utilizzeremo lo stesso. Poi man mano, ragazzi, ci metteremo dentro quello che serve, e finita lì. Intanto di là andremo a vedere, perché io l'acqua gliel'avevo già messa, quindi inizierà, porca di quella puttana, anche io. Non ce n'è tanto, però ragazzi, almeno per iniziare può andare bene, dai. Allora, andiamo subito a vedere se ha iniziato la nostra piccola produzione. Andiamo a vedere il primo là in fondo. Come potete vedere da distante ci sono già le scatole su, vedete? Abbiamo praticamente qua i nostri cocchi e qua abbiamo le nostre banane. Le bananazze. Ok, poi noi qua abbiamo, oltre taut, abbiamo le nostre arance, mele e abbiamo le ciliegie, che è sempre quello che avevamo prima. Qua non ha ancora iniziato, perché non è, ah, sta iniziando adesso. E qui abbiamo, allora, queste sono pere, e ok, ci sono pere, ah, olive, le olive, ragazzi. E di qua abbiamo le pregne. Le pregne. Ok, vi faccio vedere un attimo intanto. No, ho sbagliato. Quanto vengono pagate? Vi faccio vedere un po' il tutto. Allora, ragazzi, guardate, la pizza adesso è in risalita, non è ancora al massimo, comunque supera i 3.000. Poi abbiamo, come prezzi sono buoni, secondo me andiamo ai 3.000. Minchia, ragazzi, l'olio arriviamo quasi a 6.000, perché siamo a 5.156, ma deve ancora salire. Peppino di Capri. Le nostre olive vendute così non mi interessano, perché dobbiamo fare queste, quindi vediamo poi le pregne, e queste dobbiamo portarle di qua per fare tutto l'ambaradà. Beh, ragazzi, io direi che anche la nostra sgnappolatrice, guardate, è in discesa a 3.700. Cioè, ragazzi, sono soldi, sono tanti, tanti soldi. E posso andare a vendere il vino, posso andare a vendere il vino, purtroppo però non posso vendere l'uva. Manderò avanti il tempo, per forza. Il cocco, vediamo un attimino, il cocco, ragazzi, non vale tantissimo, però arriviamo comunque, secondo me, ai 2.000 ci arriviamo. Le banane, lo stesso, non valgono un'esagerazione, ma credo che ai 2.000 ci arriviamo. In più abbiamo ciliegie, aranci e mele, che non valgono tantissimo, però comunque sono un po' di soldi che entrano. Ok, ragazzi, ci metteranno un po' di più, però dobbiamo mettere giù per forza la fabbrica dell'olio. Quindi, nella prossima, ragazzi, nel prossimo appuntamento metteremo giù la fabbrica dell'olio. Vediamo dove comprerò un pezzo di terra e andremo a mettere giù la fabbrica dell'olio. Ok? Ragazzi, io vi saluto qua. Come sempre, mi raccomando,
tanti bei like, condividetemi i video, aiutatemi a portare avanti questo canale. Vi mando un grosso bacione e un grossissimo abbraccio enorme da Vivo Libero. Ok, ragazzi, siete meravigliosi. Ok, vi voglio un bene dell'anima. Ciao ragazzi, al prossimo gameplay.